Ciao a tutti da Pier e bentornati su DroneLander. Oggi vi mostrerò come installare e cablare il power module sulla MicroPX, partendo dal connettore 5V, che nel mio caso è nero con striscia bianca, mentre il vostro sarà sicuramente rosso. I power module hanno una cablatura standard, per cui partendo da sinistra abbiamo i primi due cavi, che sono i 5V. Gli ultimi due invece sono i ground, e cioè il polo negativo. Poi abbiamo il quarto connettore, il quarto cavo è V-Current e il terzo cavo è il V-Battery. Avendo la MicroPX dei connettori non standard, cioè dei JST da 1 mm, abbiamo dovuto tagliare il cavo della power module e saldare i cavi da 1 mm agli stessi cavi del power module. Per cui, passando al connettore ora, il primo 5V lo andiamo a connettere sul secondo pin. Il secondo 5V lo andiamo a connettere sul quarto pin. Il V-Current lo mettiamo sul terzo pin. Il V-Battery lo mettiamo sul primo pin. E i due ground li mettiamo sul quinto e sesto pin. E come potete vedere, questo è il connettore JST da 1 mm acquistabile su internet già cablato. Una volta terminato il cablaggio, andiamo a connettere il power module alla porta PM della MicroPX con i due ground, cioè i cavi neri, verso sinistra. Colleghiamo la batteria e se tutto è andato a buon fine vedrete che la MicroPX prenderà vita. Vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete sia la sequenza dei connettori e sia i link per acquistare i connettori JST da 1 mm e la MicroPX, ovviamente, se ancora non l'avete acquistata. Ora non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo tutorial, sempre dedicato alla MicroPX, dove vi mostrerò come installare il GPS. Ciao a tutti da Piero.